No, no, non solo ha resistito. Ah, forse si ferma, ragazzi, aspettate, ecco. Abbiamo Mbappé. Le problème, c'est nous. Quand on gagne pas, le problème, c'est toujours nous. On va pas chercher le problème ailleurs. On n'a pas réussi à gagner et voilà, Milan en a profité et félicitations à eux. Vous espérez de faire un Milan comme le premier match? Non, on n'espérait rien. On espérait juste venir ici et gagner. Et ça n'a pas été chose faite. On voulait garder cette première place du groupe. Maintenant, on est deuxième. Mais voilà, il y a un match à la maison contre Newcastle qu'il faut gagner. Et après, on verra ce qui se passera. Un petit mot sur l'ambiance de San Siro, Kylian? Bah, il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour Gigio. Je pense que c'était un peu too much. Mais voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Les supporters font ce qu'ils ont envie. On peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Nous, on a essayé de protéger Gigio du plus possible. Et on est désolé pour lui de ne pas gagner ce soir. Merci. C'est la meilleure du monde. Qui traduce Martinelli. Sì, che Leonardo, aiutaci col fa. Io conosco il francese. Che io francese, io sono l'inglese, non il francese, ma qui continuava a fare il classico atteggiamento francese. Non abbiamo vinto. Non posso essere contento perché abbiamo vinto. Un bellissimo momento. Andiamo da Michael. No, perché Qualcosa abbiamo capito, il calcio di oggi, ci è dispiaciuto per Gigio, però questo è il calcio di oggi, dice, l'ambiente è stato così, un po' difficile, felicitazioni al Milan che ha giocato una grande partita, e intanto passa Stefano Pioli. Sì, eccolo. Ha detto Kylian Mbappé, la colpa è nostra, quando il Paris Saint-Germain non vince la colpa è di tutti, e quindi complimenti al Milan per questa vittoria, e adesso ci giocheremo comunque questo girone con Newcastle, che anche lui ha bisogno di vincere perché oggi ha perso e dovremo subito rialzare la testa. Questa è una traduzione un po' a grandi linee di quello che ha detto Mbappé.